come i poveri, cartigenica. Bro, ma hai fatto troppe canne, porco adesso due, ne hai fatte mille, adesso stai male. Guarda. Cioè, dai, oh, sei un grande. Tutti i ragazzi che c'erano alla Games Week, fatevi sentire qua sotto, guarda come mi avete combinato. Sei messa a breccare. Mi è salita la gem degli anni 90 e... Ma tu vi siete divertiti? Cosa doveva fare? Tedua? E poi voglio sapere chi è di voi che c'era la peste bubbonica che me l'ha attaccata. La peste mocciosa, cazzo. La canca me. Cioè, io ho finito i cazzo di firmare e la vigilata libertà di vigilata e adesso mi devi riammalare a casa adesso. Il weekend del mio compleanno. Grazie, bel regalone. Scusa che fai il compleanno, ma cosa il 6 dicembre faccio gli anni, se volete mandarmi qualche pacco alimentare a casa. Ma cosa? O donarmi 1000 euro su Twitch. Mi piace. No, dai, le reaction ce le pagano in un'altra maniera. A proposito di reaction pagate, l'altro giorno mi contatta sto ragazzo della Calabria, da Crotone, che si chiama Camille Way, e mi fa: oh, ma vorrei fare una reaction premium. Allora, ho comunicato in accordo con Barra, abbiamo detto: ragazzo calabrese, chiunque, se tu vuoi fare una reaction premium, non ci devi dei soldi. Allora, se diciamo, sei calabrese, da Napoli in giù, le premiums vengono pagate in prodotti alimentari, però devono arrivare integri. Se mi arriva la roba marcia, integri e soprattutto con un valore complessivo che si possa accampare due famiglie. No, vabbè, dai, senti, mozzarelle, salumi. Sì, ma se mi manda una mozzarella, io no, ne voglio quattro. Mozzarelle. Fate voi, a sentimento. Quindi, ragazzi, ma vale solo da Napoli in giù. Torniamo col baratto. No soldi, solo... Sì, non mandateci quelle dove le mucche pascolavano nella diossina, però... Che questo sei figlio di puttana, tu lo fai. Dove siete delle merde. Dai, allora, Tedua, finalmente gliel'ha data la Laura Pausini. Perché Laura Pausini? Non c'è Laura Pausini. Gliel'ha data. No, la solitudine, il beat. Ah, oh, Gesù Cristo. Capito? Finalmente è riuscita a farsela dare dalla Pausini, Tedua. Questo sarà il bait. Sì. Featuring Capo Plaza, che non si capisce come mai. Perché? Però. Sai perché? Perché è tornato a repare. Prego, no, che già ho mal di testa, eh. Non mi urlare nell'orecchio. Ma se ti fumi mille canne, sei un giovane ribellino, sei troppo figo. Cazzo. Ribellula. Quanto sei figo. Vai, ribellula perché volo anche libero. Sì, date anche Dragonfly. Te la regalo, Tedua, questa la prossima. La ribellula, sono una ribellula. Sì, una ribellula ribelle, Dragonfly. Vai. Dragone. Prodotto Shun. Questo uscirà con... Non c'è un video? No, non guardarlo, è una minchiata. Ah. Non comincia più questa canzone. È solitudine. Ti devi sentire solo. Ci sento ogni mattina. Devo andare in fretta per... Tu sei in grado di seguirmi allora. E morente con la testa, con onesta vita. Sono caro, così grato a quel passato, ma è passato. Non sapresti dirmi di chi è stata la colpa. E non conta che non torni. Solo quello. Perché niente si risolve. No, con le cose malato. Fatte a me. Fischi mesi, ma doveri. Presentata più sballata e non sapere. L'abitudine non è la soluzione. Dopo nelle persone con... La Madonna. Ogni volta che... Che merda. Ma davvero hai fatto questo? Che cazzo. Fatto Shune. Ma perché? Mi sono imparato. Mi è rimasta cassa nella porta. Ma non c'è la droga nella canzone. Questo mio duro ferendo che mi sta tenendo spalle. Un drink si va piano ma piano. Mi sta crescendo le minne. Ma questo è fantasmi vogliono far cibo. No, a cui poi non sei autosufficiente da solo. Oh, il testo è un gran testo, ve lo devo dire. L'ultimo cerchio ti cerco fino al mattino. Testo e melodia top. Ma la Madonna di Foggia c'ha gli occhi strani. Forse era l'unico modo per mettere il campione. Piantine luride, lei non era l'unica. Più si gonfia il conto, più son solo resto umile. Questi soldi corrono, non dormono. Fratelli li ho persi e non dormono. Ora siamo soldi, si fa più caldo alla stanza. Col coltello nella pancia, dentro di tutti. Ma non farlo tu proprio, yeah. Ma non farlo proprio tu. Raga, gli piaceva così tanto il ritornello a Tedua che l'ha messo quattro volte. Allora, al di là di Tedua che ha fatto sia le linee melodiche che il testo, era veramente uno dei suoi prodotti migliori, anche se è un pezzo d'amore. Non è vero. No, tra le canzoni d'amore di Tedua che ho sentito. No, non è vero. No? C'è roba molto più bella. Beh, sta nel mucchio dei migliori. Sta nel mucchio delle altre canzoni di Tedua, sembra una canzone filler di un disco. Cioè, io non posso credere che Tedua abbia fatto uscire questa per anticipare il disco. Per me è di una mosceria incredibile. Puoi montare fuori una roba il di testo genere. È scritto bene, anche tecnicamente. Sì, ma che mosceria, ma poi è una mosceria, una canzone d'amore, è una mosceria per forza. Ma mi puoi presentare l'uscita della Divina Commedia con una... Ti ricordi che c'era One Taiwan Freestyle, la prima, come cazzo si chiamava? Cioè, tecnica, metrica, incastri, melodia. E mi fai scendere comunque la wire. Il testo però è una roba d'amore o comunque sentimentale su tante situazioni ed è una mosceria perché è un pezzo moscio. Ma è tecnico, è fatto bene, è ma fighissimo. Ma sì, ma vale, allora te da pigliati sto 10, però mi ha fatto cagare la canzone. Perfetto, parliamo del problema vero qua, che era
era Laura Pausini che non gliela voleva dare. Secondo te non gliela voleva dare perché aveva già sentito la produzione, perché aveva sentito il pitch, o perché nel pezzo si parla di ragazze con la droga? Io questa cosa non l'ho mai sentita, cioè, me la stai dicendo tu, sì. Io non sapevo nemmeno che te lo dico io perché lo so. Vai, allora, non lo so io. Laura Pausini se l'è menata un botto prima di vabbè, concedere, comunque, io se fossi una donna me la menerei tutto il giorno. Sì. Ma le minne o... Ma scegli. Poi un po'. Scegli tu. Ma secondo te era perché nel pezzo si parlava di ragazze con le droga, e quindi lei che è super pulitissima, dove se non fai un video col vento nei capelli e non parli di amore strago non va bene? Ma sei uscito con la brutta storia di lei nel Bronx con i jazzman a farsi la lean tutto il giorno. Della Pausini. Laura Pausini e il jazzman. Uscita, L'hai letta su web questa cosa? Sì, sulla Sai Repubblica. Che diffamazione, quella ci non aspetta altro. Io ho letto sulla Repubblica e non sto dicendo che è vero. È allora posta l'articolo, perché non anche posso con ChatGPT. Sei un coglione, inventi le minchiate. No, io va. Io mi dissocio. Oh, raga, per fare il giornalista in Italia come funziona? Inventi le minchiate. Allora sono un giornalista. Però no, giornalista io non ci lavoro più con te. Sei un giornalista. Non sono iscritto all'albo però. Allora sono un giornalista come quelli che scrivono. Sai che ce ne sono tanti che non sono più calato, però si presentano. No, ovviamente è una minchiata. Laura, Laurona! Laurona, domandona. Guarda, mi sbavo. Te non hai voluto dargliela, cioè la concessione, perché nel testo si parlava di droghe e di ragazze drogate, o perché hanno picciato la tua voce in un modo, cioè, veramente io non ho parole dalla merda, che hanno smerdato una canzone? A me Sciune piace. Io vi dico, volevate un pezzo di Laura Pausini, farla cover ed era un valore aggiunto? Guarda come potevi fare. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sugli sguardi e te ne stai, a scuola non ne posso più. Non che vedevi il campione, entra nei giorni, ma cosa fai, mi piedi per il culo? No, sarà che sono un po' malato oggi, allora non riesco a capire. Fumi troppe canne, bene. Sei troppo un dio del rap, perdonami. Non riesco a capire bene cosa è successo. Cioè, io ma questo pitch della voce l'ho trovato... Mi aspettavo una cosa totalmente diversa. Forse mi aspettavo una cosa... Boh, perché io ho detto, vabbè, con questa roba annuncia l'uscita del secondo capitolo. Del paradiso, oh, paradiso. Mi sono sentito in purgatorio con quattro ritornelli. No, ma poi così. Mai. Ma poi hai preso una icona pop italiana e al posto di usare una bella voce per un bel ritornello, che poteva non piacermi comunque, ma almeno era una bella voce di una bella canzone italiana, di un'icona pop italiana. Ma è una pigliata per il culo. Non è una presa per il culo, perché secondo me Sciune pensa, gli piace che quella roba è bella. Allora, io sono convinto al 100% che ci sia un pubblico a cui piace questa roba. Non è roba mia, te lo assicuro. E neanche, neanche di Laura Pausini. Questo sono cose che dicono i giornalisti. Questo quanto mi dai, Tedua, per picciarmi la voce? Non mi aspettavo questa roba. Mi dispiace anche tanto. Volevo sentire una roba più Tedua. Struggle, magari. Più Tedua. Ma anche quando Tedua ha fatto la roba emo è un po' più sì. Rap pop, mi ha sempre dato una sorta di vibe che qua non mi dava, mi ha ricordato la plastica qua. Davvero? Ma perché oggi sei malato? Forse che, infatti raga, adesso poi ditemi qua sotto nei commenti se no, io non sono d'accordo. Se devo riascoltarla o cosa, perché io non sono d'accordo. Ora, il Red Bull Posse con LA e sono esploso con lo stesso struggle e con lo stesso BPM della parte di LA, doveva essere uguale a questa, ma l'ho apprezzata tante volte. Il tuo viaggio doveva essere uguale a questa. E ti dirò di più, Plaza qui l'ho trovato più rap. Sì, perché non parlava di rap, parlava delle sue tematiche storiche. Più rap di Tedua e l'ho apprezzato di più su questa produzione. Boh, secondo non me capisco, è un viaggio, sono distorto. Hai fatto un viaggio distorto. Sicuro, secondo me sicuro. Chiedo il featuring alla Pausini. La parte rap strada gliela faccio fare a Capo Plaza con l'autotune, anche qui non si sa perché a manetta o comunque troppo, no, secondo ma me. Non era la cosa peggiore. Qua Tedua ha fatto una bella scrittura. Belle linee melodiche. Bellissima, belli incastri. Bello storytelling, bellissimo storytelling, sì. A me è piaciuta molto, sì. A me le robe d'amore mi rompono i coglioni, questa l'ho trovata anche accettabile, nonostante io sia un barlo, se non il barlo. Se non un babbo. Come diceva Salmo, ma porco Diaz, questa roba di ripicciare la voce, no. Ma non potevi mandarmi un messaggio e farmela sentire prima, me lo chiedevi, barlo, ma me la... Sciune, Dio Cancaro. No, no. No, ma perché poi ti fanno diventare razzista, hai capito? E allora penso che sia una scelta... ponderata? Fateci sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Cioè Sciune si è messo lì e ha detto allora... Perché magari sono io, siamo noi che siamo troppo hardline su determinati tipi di suoni e magari voi li avete apprezzati. Poi magari è più verso un pubblico femminile come canzone, cioè la vedo molto più tenerona. No, ma Sciune si è messo lì e ha detto ok, abbiamo un'icona pop italiana con una bellissima voce, come possiamo valorizzarla? Visto che ci ha messo anche un po' a darcela e non voleva... Picciandola in giù, picciamola in su e mettiamo gli auto.
Ma boh, magari poi questo è l'unico modo che potevano vendere Pausini ai ragazzi del rap, pubblicare questo tipo di campione. Magari so, c'è stato talmente tanto casino, okay, e magari dice usa la mia voce, ma guarda la Mina, produzione. Quando Blanco e i rapper fanno le roba con Mina, mica li picciano la voce a Mina. Fai delle cose ex novo, qua non si parla soltanto di cioè comunque dietro la Pausini c'è una produzione gigantesca, magari chi ha dato la musica non vuole. Ma lo sa Laura? Chi lo sa? Questa è una cheat. Boh raga, scrivete qua sotto se anche voi, boh, il pezzo a me è piaciuto, ma non ho capito l'utilizzo del campione in quel modo. Io è l'unica cosa che non ho capito, sinceramente. Adesso lo posso anche capire, mi può anche piacermi. A me non è piaciuto, ma non ma sei malato su di me oggi perché non sto bene, quindi probabilmente non l'ho affrontato nella maniera giusta. Però magari la stessa vibes l'avete avuto anche voi. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, fatemi sapere. Apriamo una discussione seria. Tanto io stasera sarò fino alle 2 sveglio perché non riesco a dormire con la tosse. Quindi magari vi commento tutti quanti. Vi attacchi tutti. Virus. Ma magari vi svuoto il conto, bastardi.